Se non siete della zona potete girare tutto là, fino là dove c'è quella signora. Allora, ero in motorino che stavo tornando dalla consegna verso la rotonda, ho sentito un botto, sono tornato e ho visto quello che c'era nel video. Cosa c'era? Lo puoi spiegare? C'era questo pezzo di cadavere, macchine che esplodevano, pezzi di... Cioè, tu hai visto le persone che hanno perso la vita? No, non direttamente, ho visto dopo un pezzo di cadavere. Quello nel video sembra di sì, immagino di sì. E poi basta, poi in realtà le macchine hanno iniziato a esplodere, mi sono un po' allontanato, poi è iniziato ad arrivare gente e tutto qua. Quindi sei arrivato sino a sotto praticamente. E io stavo passando di là, sono arrivato alla rotonda là in fondo e ho sentito un botto. Sei salvato? Sì. Per fortuna sì. Ma hai visto da dove arrivava l'aereo? Se da nord? No, da secondo me arrivava da di là e girava, perché io venendo di qua e guardando quindi verso la rotonda non l'ho visto da qua. O non ci ho fatto caso perché guardavo per terra, però di là no, e avevo le cuffie quindi non sentivo niente, ho sentito forse solo l'esplosione. Forse sono arrivati subito? Sì, dopo pochi minuti. Madonna. Da qua, l'aereo veniva da là. Ok. Era partito da Linate l'aereo. Da Linate. Da Linate. Signora, lei semplicemente ha capito che stava... No, non abbiamo capito niente. Noi abbiamo capito quando c'è stato il rumore, il botto. Lei dov'era in quel momento? Lì nella veranda della casa mia, dietro questi alberi, perché che si vede tutto da qua.